Ah, sicuramente è un gol che fa piacere, però la cosa importante per noi era fare un buon risultato oggi e purtroppo non è bastato. Quindi diciamo sì, sono contento per il gol, ma per il risultato no. Anche perché comunque penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra di un'altra categoria. Ma sicuramente dobbiamo andare avanti su questa strada, perché comunque penso che oggi ci sia stato un atteggiamento fantastico da parte di tutti. E comunque abbiamo giocato anche un buon calcio e comunque la prestazione c'è stata. E il fatto che avevamo di fronte una squadra come la Ternana e magari su degli episodi hanno talmente tanta tecnica che li paghi. Però sicuramente noi dobbiamo portare tante cose positive che secondo me oggi ci sono state per il finale del campionato e non mollare niente perché comunque sappiamo l'importanza di raggiungere i playoff e fino alla fine ci proveremo con tutte le nostre forze. Sicuramente non siamo stati anche fortunati perché comunque secondo me se passavano magari anche 10-15 minuti la partita si metteva in un modo diverso. Abbiamo preso il gol del 2-2 subito dopo per un episodio sfortunato sul rimpallo. Quindi sì, col senno di poi sicuramente se magari tenevamo quei 10-15 minuti poi la partita si metteva in maniera diversa perché comunque loro si iniziavano magari a innervosire un po' perché avevano voglia di fare risultato. E quindi sì, l'unico rammarico è questo. Simone, rigiocare subito dopo 3 giorni, dopo questa sconfitta, secondo te, insomma, può essere positivo anche per farvi reagire subito? Sì, sicuramente per noi è importante. Abbiamo un'altra partita in casa che comunque sappiamo l'importanza di questa partita. Sì, per noi cambia poco perché comunque abbiamo in testa l'obiettivo e lo vogliamo raggiungere con tutte le nostre forze.